Allora, quanti di voi credono che l'uomo sia stato sulla Luna il 20 luglio del 1969? Allora, ragazzi, cliccate su seguimi, cliccate anche sulla campanellina, lasciate un like. Niente, vi volevo soltanto raccontare questa cosa che non tutti sanno, non tutti. C'è un grosso dubbio che l'uomo sia stato sulla Luna. Vi potete anche informare, ci sono tanti documentari, tante testimonianze che oggi soprattutto chi ha all'epoca, insomma, non c'è nessuno più vivo, quindi vi dovete soltanto informare su cose passate, su cose. Ci sono tanti video. Uno che mi ha stupito di più, un video che vi potrei mettere anche il link, ma lo trovate da soli, non ci sono, penso che ormai tutti quanti siamo in grado di fare queste cose da soli. Mi ha colpito il video del segretario di all'epoca, del presidente americano, di Nixon, che ha raccontato insomma tutta la storiella, era tutto un set cinematografico stato all'epoca. Comunque, oltre a tutti questi video che uno può dire, ci sono tante testimonianze, però uno può dire pure no, ma l'uomo c'è stato. Allora, vi do altri suggerimenti. In un video che ha fatto Astro Samantha, quando era sulla stazione spaziale, è stata presa, insomma, era un video intervista, ed è stata presa a trabocchetto. Cioè, nel senso che lei ha risposto senza pensare tanto e ha dato una risposta. Cioè, qual è la risposta? Che oggi come oggi l'uomo non è capace di andare oltre 400 metri dalla stazione spaziale. Cioè, siamo nel 2019 e non siamo capaci perché non abbiamo, non esistono le attrezzature adatte per spostarsi più oltre. Questo per le radiazioni che ci sono. Quindi, già da questa risposta, da un astronauta, vi dovrebbe far capire che è stata tutta una grande bufala quella, penso io. Poi c'è un altro dubbio che ho. Se ancora oggi, insomma, mi viene il dubbio di pensare se sia vero o falso, l'unico dubbio che ho è soltanto uno, ed è quello della registrazione fatta da un radioamatore russo fra Armstrong e la Terra, che Armstrong diceva in radio, diceva di vedere, insomma, parliamoci chiaro, di vedere, insomma, degli esseri, e chiedeva alla Terra, insomma, chiedeva a Houston se era a conoscenza di queste creature, che lì sulla Luna c'era già qualcuno. E dalla Terra, da Houston, lo invogliavano, lo imploravano a cambiare frequenza, cioè ad andare su una frequenza protetta, una sicura. L'unico dubbio che mi è rimasto, però, cioè, se noi pensiamo, allora esistono gli extraterrestri. Cioè, ci sono tante cose che ti fanno. Cioè, ti fanno ragionare, ti fanno pensare. Sinceramente non lo so che cosa devo credere. Cioè, per questo sto facendo anche questo video, anche per informarvi, perché non tutti lo sanno. Tante specie la, come si dice, specie anche la generazione nuova, che cosa studiano a scuola, giustamente? Che l'uomo è andato sulla Luna il 20 luglio del 1969, che poi non è vero, cioè il 21 luglio Armstrong ha messo piede il 21 luglio, cioè dopo 6 ore che sono atterrato. Così, questo è il dato ufficiale. Poi che cosa. Cioè, a me piacerebbe che voi commentaste e dite, insomma, io vorrei sapere se ancora tutt'oggi tutti quanti pensiamo che siamo stati lì sulla Luna, perché se era vero, voi dovete fare anche due conti: se era vera sta cosa, l'uomo ci sarebbe andato sempre, ci sarebbe sempre andato.
Cioè, come non ci può andare oggi? Cioè, non vi siete mai venuto, non vi è mai venuto questo dubbio. Come mai non ci può andare? Dai? Cioè, ora stanno progettando missioni, perché loro vogliono fare una base lunare lì sulla Luna, per poi andare su Marte. Ma si parla del 2028, 2026, 2000, cioè, sono tempi lunghi. Come mai? Cioè, voi dovete capire che all'epoca c'era una concorrenza fra l'America e la Russia. Quindi l'America ha dovuto fare cose da pazzi, ha dovuto, perché all'epoca anche il presidente Kennedy aveva annunciato che l'uomo sarebbe andato sulla Luna in tale... Poi è morto, poi... E poi Nixon ha dato il famoso via libero, come dice il segretario, che poi dopo questa intervista è morto, insomma, con una morte strana. Sono tutte cose documentate, non sto dicendo, io dico quello che sento, non è che non sono nessun, mica ho lavorato per la NASA, cioè non lo so, però quello che sento, quello che l'informazione ci dà è questa. Comunque, ragazzi, è un grosso dubbio questo, è la cosa più brutta, se non è vero sempre, che ci hanno fatto credere come al solito quello che volevano loro, che ci hanno preso in giro, ci hanno fatto sognare per anni, ci hanno fatto... E non è giusto questo, non è una cosa giusta se non è vero, se poi è vero tanto di... Però i dubbi rimangono. Comunque, io chiudo qui questo blog, spero che sia di vostro interesse. E niente, ci vediamo al prossimo video, al prossimo blog. Ok, ragazzi, un salutone da Mr. Quality e niente, grazie di tutto.